riteniamo innanzitutto sia da evitare un monopolio privato. Ricordo che IRL è società privata, si dice che è controllata dai comuni, ma basta andare sul sito di IRL per scoprire che hanno già deliberato la riduzione della quota pubblica al 40%, seppure col voto maggiorato, ma il voto maggiorato deriva da patti parasociali che hanno una durata massima di 5 anni. Quindi nel 2022 la società sarà privata e gestita da privati, per cui parlare di società controllata dal pubblico francamente mi sembra abbastanza forzato. Noi riteniamo esista un'alternativa, che è chiaramente data da una sentenza del Consiglio di Stato del marzo dell'anno scorso. Questo è stato detto che vale solo per la regione Lombardia, ma come dire, le sentenze del Consiglio di Stato fanno giurisprudenza per tutta l'Italia, e in quella sentenza si dice chiaramente che a seguito del referendum è venuto meno il principio che vieta le disposizioni di eliminare l'in-house. L'in-house è possibile, e la stessa sentenza chiarisce che le regioni, quindi tutte le regioni, non solo la Lombardia, non può legittimamente porre o mantenere una disciplina in tema di modalità di affidamento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica difforme da quella data dallo Stato. E lo Stato prevede tutte le forme, prevede l'in-house, prevede la società mista, pubblico-privata, dove però il privato è trovato tramite gara pubblica, e prevede l'affidamento ai privati. I comuni sono liberi di scegliere queste tre strade. Quindi anche la gara del 2020 in realtà può essere serenamente bypassata. Basta che il sindaco della città di Genova, che è anche il sindaco della città metropolitana, cioè chi dovrebbe indire la gara, decida di continuare l'affidamento in house. E chiaramente se questo viene detto, fatto, hanno una prospettiva di vita e quindi ha anche la possibilità di ricevere finanziamenti. Noi riteniamo che il finanziamento principale verrà chiesto alla Banca Europea degli Investimenti, la quale recentemente è stata, come dire, a cui la Commissione Europea recentemente ha invitato a finanziare esattamente il tipo di impianti che sono previsti dall'attuale piano della città metropolitana, perché sono in linea con le linee programmatiche europee. Quindi abbiamo la possibilità di avere questi finanziamenti, ma noi la settimana scorsa come GCR abbiamo fatto anche un convegno con una serie di aziende locali che costruiscono questo tipo di impianto, cioè piani di gestione, piani di compostaggio e così via, e da questi soggetti ci è venuta la risposta che non solo la nostra proposta è fattibile, ma che se anche non arrivassero i finanziamenti, loro sono disponibili al project financing. E quindi anche non avendo finanziamenti propri si potrà comunque procedere alla realizzazione del piano utilizzando lo strumento del project financing. Alcune brevi osservazioni. Una notazione. Nel calcolo delle Tari, dell'aumento della Tari, sono sbagliati. Se uno calcola a ritroso la Tari 2016, vengono sempre risultati diversi. Allora, se questa è la nuova professionalità portata da IREN, siamo abbastanza freschi. Fate il calcolo e vedrete se non è. Ma questa è una notazione a margine che non cambia senso. L'altra notazione a margine è che il nuovo presidente viene investito del compito di relazionarsi con gli stakeholder, ma non con le associazioni ambientaliste. Evidentemente non sono ritenuti degli interlocutori. Questo detto da una giunta, portato avanti da una giunta che aveva fatto del rapporto con i cittadini un vanto, insomma non ci sembra esattamente la soluzione. Per quanto riguarda il piano, ricordo che il piano non prevede la raccolta differenziata al 65% come obbligatorio per legge. Quindi, da un lato non si vuole, si dice non si può non superare una legge superata dalla regione Liguria, ma dall'altro lato possiamo bellamente fregarcene di una legge nazionale e della regione Liguria che impone la raccolta differenziata al 65%. Francamente questo ci sembra
assurdo. Poi, se non vi sbaglio, finito il termine, perché ci sarebbero aspetti strettamente tecnici da affrontare. Quantomeno il DMB, che è previsto, è un sistema che non spinge alla raccolta del materiale, ma produce CSS. CSS serve all'IRE perché ha un inceneritore di Torino vuoto. Quindi il suo unico scopo è far soldi sui soldi cittadini genovesi. Ricordo ancora l'ultimo che era da 3 miliardi di debito che prima o poi vorrà avere indietro. E se ho ancora mezzo secondo, il costo del lavoro è previsto che non aumenti fino al 2028. Questo significa che non ci saranno aumenti salariali per i dipendenti ANIO, ma che non ci saranno assunzioni. Qualcuno mi spiega, i più o meno 100 dipendenti serviranno per rinnovare gli impianti, dove si prenderanno, se non tagliando, visto che il costo del lavoro è in maniera costante, se non tagliando gli accordi integrativi